allora torniamo a concentrarci su, sull'amore. Parliamo dell'amore verso i pet più anziani, ovvero quelli che hanno superato gli 8 anni di vita e hanno perciò ancora più bisogno di cure, di attenzioni, perché proprio come noi, che quando invecchiamo dobbiamo sottoporci a maggiori controlli. La clinica veterinaria NSL ha pensato proprio a loro con una campagna Pet Senior, che permette a cani e gatti di sottoporsi a esami personalizzati e a test specifici, oltre alle analisi di base per la prevenzione delle malattie occulte, in un pacchetto a una tariffa agevolata. Martina è andata a spiare proprio una visita. La protagonista si chiama Nala. Vediamo un po' com'è andata. Oggi sono nella clinica veterinaria NSL a conoscere questa bella signora. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Alessandro. Alessandro, lei è invece? Nala. Ciao Nala! Nala, saluta! Ciao! E come mai siete qui nella clinica veterinaria NSL? Perché, anche se non si direbbe, inizio ad essere un po' anzianotta, e ha 11 anni, e quindi sfruttiamo questa offerta del pacchetto prevenzione per, insomma, vedere se è tutto ok, insomma. Sì. Compiuto a dicembre. E in effetti non si direbbe che comunque è anzianotta. Una bella signora. Una bella signora. Ha manifestato nell'ultimo periodo delle problematiche particolari? Ma no, fortunatamente no, giusto un po' le zampe dietro, che non sono più fortissime come una volta, ma insomma sta bene. È proprio un vero e proprio atto d'amore quello che stai facendo, no? Beh, vabbè, giusto, insomma, se si hanno degli animali, che può essere un cane, un gatto, qualsiasi animale X, è giusto che, insomma, ce ne prendiamo cura, ecco. Allora, Nala, sei pronta per fare questo check-up? Questa visitina? Sei pronta? Sarà il dottor Fabio Conti a visitarla e a spiegarci come funziona il pacchetto. Ok, intanto ce la mettiamo su. Ok. Allora, è buono, sì? Sì, sì. Ok, allora iniziamo. Allora, innanzitutto facciamo delle domande al proprietario. Ok, si chiama Nala, quanto c'ha? 11 anni. C'ha 11 anni. C'ha qualche tipo di problematica? No. Tipo beve di più, fa più pipì, no. Problemi nel muoversi? E un po' le zampe posteriori che non sono più fortissime come qualche tempo fa. Ok. No. Appetito ce ne ha? Appetito ce ne ha. Ok. È sterilizzata, vero? Sterilizzata, sì. Ok. Allora, noi iniziamo la visita. Partiamo con le mucose dell'animale. Mucose degli occhi, mucose della bocca. Passiamo ai linfonodi. Linfonodi mandibolari. Poi abbiamo quelli prescapolari. E poi i popliti, che sarebbero tutti linfonodi esplorabili. Nala c'è un po' di paura. Ok. Passiamo alle orecchie. È più alto di me. Questa è pulita. Ok, le orecchie sono pulite. Poi ti passa l'auscultazione del torace, quindi del polmone e del cuore. Partiamo con il cuore. Ok, poi il polmone. Ok, è a posto. Poi passiamo all'addome. Quindi riusciamo a metterla un attimo in piedi. Ok, in piedi. Facciamo la palpazione addominale. Vediamo intanto se c'è dolore addominale o meno e se apprezziamo qualche alterazione all'interno dell'addome.
Poi, polso. E prendiamo la temperatura. Diciamo che questa è la visita generale che si fa durante la campagna di prevenzione. Ok, la c'è leggermente ipertermica, ma perché c'ha ansia fondamentalmente. Ok, e questa è la visita. Il pelo è sempre lo stesso. Pelo sì. Diarrea? No, tosse no. No, no. Ok, allora proseguiamo con il prelievo. Chiamo un attimino l'infermiere così ci facciamo aiutare. Dai, dai, Nala, forza, resisti. È solo un pizzichino. A posto. Poi, per le urine, di solito del cane ce le facciamo portare. Se non riescono a portarci, la facciamo per cistocentesi, quindi la prendiamo direttamente noi con una siringa in ecoguida. Per il gatto, stessa cosa, però è più frequente che si faccia in cistocentesi, perché per prendere le urine del gatto è un po' più complicato. I prelievi vengono mandati in laboratorio, dove verrà fatto un esame ematochimico completo. I risultati, insieme a quelli delle analisi delle urine, con il PUCU, saranno un'ottima base dalla quale partire per capire la salute della bella signora. Da quella base partiamo per poi fare eventualmente eco addome o altre indagini. Okay. E, logicamente, Nala, cioè, ma avevi detto 11? 11. C'ha 11, quindi comunque sopra gli 8 anni è importante effettuare questo check-up che stiamo proponendo noi. Di solito lo consigliamo almeno una volta l'anno, perché comunque sia dobbiamo monitorare periodicamente i valori ematici e urinari. In più si fa la visita, quindi diciamo che c'è, si chiude un cerchio. Ok, allora la visita è conclusa. La Nala sta bene, non c'ha grosse cose da riferire. Okay, meno male. Aspettiamo gli esami del sangue un paio di giorni e l'esame dell'urina stessa cosa, un paio di giorni, per poi capire se ci possiamo fermare qui o se dobbiamo fare altro. Sì, c'ho anche i denti belli puliti, l'ha fatto l'anno scorso, no? Sì, sì. Ha fatto tutta la pulizia. È tenuto a puntino. È una bella signora. È vero, Nala, sei proprio una bella signora. Anche grazie ai tuoi adopter che ti amano così tanto da prendersi cura di te giorno dopo giorno, anno dopo anno. Se anche voi volete usufruire del pacchetto salute per il vostro cane o gatto anziano, potete contattare la clinica veterinaria NSL del gruppo Anicura tutti i giorni dalle 8.30 alle 23 al numero 06 91 51 91 51. Ringrazio ancora il dottor Fabio Conti che ci ha permesso di intrufolarmi in questa visita di questa bella signora, e quindi se anche voi avete dei cani o dei gatti anziani, assolutamente usufruite del pacchetto prevenzione della clinica veterinaria NSL del gruppo Anicura, perché così possiamo aiutare concretamente i nostri amici pet.